Allora, buongiorno a tutti, mi trovo a parlare dopo il professor Andenne, anch'io parlerò di qualcosa che si è perso, anche se forse è meno importante, i giardini del castello che si sono persi. Allora, dovrebbe essere tutto a posto, vediamo se riesco. Entra questo, perfetto. Ecco, come vedete ho usato ovviamente un'immagine attuale del castello preso dal campanile, perché non avevo immagini dell'epoca. E io parlerò delle aree verdi del castello di Gagliati in età barocca, quindi facciamo un salto, eravamo arrivati col professor Andenna verso la fine del 400, facciamo un salto nel 600. E ho voluto intitolare questo mio intervento I giardini della Marchesa, perché questi giardini, che devono essere belli, straordinariamente belli, sono stati voluti da una donna, da una marchesa, da una forse tra le più conosciute delle marchese di Gagliate, Maria Aldobrandini. Beh, c'è la marchesa, quella per antonomasia, Bianca di Caravaggio, ma anche Maria Aldobrandini è un personaggio davvero interessante e, però ve lo racconto, è inutile che vi faccio le premesse. Allora, cerchiamo di sintetizzare chi era questa marchesa, che quando è nata non era marchesa, che lo diventa sposando il marchese di Caravaggio. Nasce a Roma verso il 1595, la data di nascita non è certa, comunque siamo negli anni 90 del 500 e nasce in una famiglia importante, anzi importantissima. Beh, innanzitutto è una famiglia molto numerosa, 12 figli. E il padre è un principe, Gianfrancesco Aldobrandini, ovviamente, come se le si chiama Aldobrandini. Però anche la madre è un Aldobrandini, e Olinchi Aldobrandini, ed è appartenente a un ramo degli Aldobrandini che è ancora più importante di quello del padre. Non c'era nel suo caso il problema se dare il nome, il cognome del padre o della madre, perché si chiamavano tutti e due Aldobrandini. Chi era la madre di Maria? Olimpia, che gli storici chiamano Olimpia Seniore per distinguere dalla nipote Olimpia Juniore, che poi incontreremo dopo. Era nipote di Papa Clemente VIII, quindi capite già che il contesto è importante. Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, era fratello del padre di Olimpia Aldobrandini. E oltretutto Olimpia Aldobrandini aveva anche un fratello importante, che era Pietro Aldobrandini, il cardinale Pietro Aldobrandini, che diventa, grazie allo zio Papa, cardinale nepote, ma soprattutto diventa potentissimo e diventa un grande anche uomo politico, diplomatico, ma mecenate. Soprattutto lui protegge letterati e musicisti. Vi faccio solo due nomi: il più grande letterato italiano del 600. Il 600 non è un secolo brillante per la letteratura italiana, ma c'è un grande letterato, un grande poeta, che è Giambattista Marino. Ecco, è protetto di Pietro Aldobrandini, lo zio della nostra Maria. E poi musicisti. Ne cito solo uno, Girolamo Frescobaldi, e voi capite già a che livello siamo. Il padre Gianfrancesco, che probabilmente costruisce le sue fortune grazie alla moglie, allo zio della moglie, perché viene nominato diplomatico papale e poi conduce diverse spedizioni, mi sembra tre, contro i turchi, e muore proprio agli inizi del 600 in Croazia mentre combatte contro i turchi. Maria Aldobrandini nasce in una famiglia molto importante e nel 1623 va in sposa Giovanni Paolo II Sforza, matrimonio combinato probabilmente e senza probabilmente, che è Giovanni Paolo II Sforza, marchese di Caravaggio. L'anno prima, nel 1622, era morto. Batteria quasi scarica. Vabbè, qui vado avanti a parlare.
Allora, stavo dicendo, nell'anno precedente, perfetto, già c'è risolto, entravo in panico, ma vedo che il presidente, dicevo, nell'anno precedente diventa marchese di Caravaggio perché muore il padre Muzio II. Hanno un po' una caratteristica questi marchesi di Caravaggio nel Seicento, che muoiono tutti giovani, in tenera età, no, comunque in giovane età. E Giovanni Paolo II Sforza muore nel 1630, forse di peste. Nel frattempo la coppia ha avuto 4 figli, ma anche qua, mentre le due figlie femmine riescono a diventare adulti, a sposarsi, per i due maschi la sorte non è benigna. Il primogenito Muzio, che prende il nome come il nonno, Muzio II, diventa Muzio III, muore nel 1638. Ora non sappiamo esattamente quando è nato, ma se si sposa nel 23 aveva sì e no 15 anni, anche meno. E il fratello minore, Francesco Maria, che prende il nome Francesco Maria I, muore nel 42, quindi siamo lì. Maria Dobrandini diventa reggente del marchesato. Io non vi ho parlato del marchesato di Caravaggio, perché io sono bravo a dilungarmi, mi concentro sui giardini e sulla la marchesa. E comunque diventa reggente, marchese di Caravaggio e conti di Gagliate, ancora con la vecchia contea, mentre le due femmine, Orsina, va sposa del principe Ercole Trivulzio, e Olimpia, che ha ereditato il nome della nonna, va in sposa del principe Ferdinando II Gonzaga. Olimpia Sforza, e non l'altra era Olimpia Aldobrandini. Alla morte del secondo figlio maschio, tra il 1642 e il 1652, Maria Dobrandini regge autonomamente il feudo, ma le norme erano molto chiare, era solo in linea mascolina che potevano essere la successione. Quindi lei regge finché può e poi alla fine è costretta a cederla al cognato Francesco Maria II. E muore a Milano nel 1657. Ecco, questo è un po' il quadro, mi sono un po' dilungato, ma per avere l'idea e il calibro di questo personaggio. Non abbiamo immagini sue e vi ho messo questo stemma, questo è lo stemma dell'Unione degli Aldobrandini, che vedete la tripla banda doppio merlata, e lo stemma degli Sforza, e questo qua è sul banco, il cosiddetto banco della Marchesa, il banco del Caravaggio, che c'è in chiesa parrocchiale, è proprio ripreso, quindi qua a due passi da noi. E introduco un nuovo aspetto prima di parlare dei giardini, i rapporti tra la Marchesa e il borgo di Gagliate. Beh, innanzitutto la Marchesa è quella che trasforma il castello di Gagliate in palazzo, no? Se prima avevamo assistito alla trasformazione del ricetto in rocca, in fortezza e poi in castello, Maria Dobrandini, la Marchesa, trasforma il castello di Gagliate in palazzo. Beh, non ha problemi economici, eredita un patrimonio enorme dal suo casato e lo impiega impiega a Gagliate. Sono particolari, quando muore il padre fanno il marito Giovanni Paolo II, fanno il censimento della quadreria del palazzo che aveva Caravaggio. Sono più di 300 quadri, cioè praticamente un museo aveva. Questo per loro abitavano a Milano, per cui avevano davvero grandi disponibilità finanziarie e di possibilità di spesa. E trasforma il castello di Gagliate, che l'aspetto esterno rimane pari, ma all'interno diventa un suntuoso palazzo barocco. Lo arricchisce di saloni, di gallerie affrescate, l'ultima è quella abbattuta dai
restauri stilistici, direi stilistici sciaurati di anni 70, quando demoliscono la sua galleria affrescata, e la arricchisce il Castello di Gagliate di statue e fontane, giardini con statue e fontane, e arrivo finalmente ai giardini. Volevo dirvi ancora due piccole cose su Maria Dobrandini, sui rapporti tra lei e Gagliate, perché è vero che abbellisce il Castello di Gagliate, ma la comunità non fruisce delle bellezze interne del castello, ma lei si in qualche modo ingrazia i favori della comunità, innanzitutto nel 1631 fa posare assieme al figlio Muzio II la prima pietra della chiesa di San Rocco, che è una delle più belle di Gagliate a croce greca, e il ricordo San Rocco è dedicata alla fine della pestilenza, quindi c'è un rapporto diretto, coinvolge anche la famiglia. A lei viene attribuita la costruzione della cappella della Madonna di Caravaggio, quella che si trasformerà nella Madonnina, ma di questo è più una tradizione. Però la cosa più importante che fa per Gagliate, per quella che viene ricordata, e qua abbiamo anche Simona che fino a prima del Covid la interpretava, dava un volto alla Marchesa, probabilmente la Marchesa era avanti negli anni, quindi lei l'ha un po' abbellita, però l'idea era questa. E mi fa segno di no, ma è vero. Allora, la comunità è soprattutto riconoscente perché nel 1651 dona due corpi santi, due scheletri, estratti dalle catacombe romane di Calepodio, i martiri Giusto Aurelio, che vengono eletti protettori del borgo. Qua vi ho messo due ritagli della grande tela che c'è in chiesa parrocchiale. Come arrivano a Gagliate, un po' di suspense ve lo dico. Ma parliamo finalmente da questi giardini. Come si conoscono i giardini? Beh, perché abbiamo una descrizione del 1698 che è fatta dal Fisco Regio, che descrive tutto il castello e descrive in modo molto minuzioso, e descrive anche i giardini. Perché nel 1698, quasi una cinquantina d'anni dopo la Marchesa, il Fisco si mette in testa di fare la descrizione del feudo del Caravaggio, del castello di Gagliate, perché è morto il cognato di Maria Aldobrandini, Francesco Maria II, è morto anche il figlio Francesco Maria III, senza eredi maschi. Perlomeno quando muore la madre in attesa di un figlio, quindi non c'era una possibilità di sapere in anticipo, bloccano tutto. Comunque è una questione giudiziaria complessa che è narrata nel libro, quindi vi rimando al libro. E gli Sforza riescono a mantenere il possesso prima del castello, nel 1712 riescono a far valere anche la linea femminile, e eccetera eccetera. Questa vicenda però per noi è fondamentale per riuscire a capire come erano i giardini. Senza questa relazione non saremmo stati in grado oggi di conoscere i giardini della Marchesa. E non basta la relazione, dobbiamo abbinarla a una mappa del castello, praticamente la prima mappa conosciuta. Questa, che è una mappa dell'Archivio di Stato di Milano, studiata fin dagli anni 80 e pubblicata anche dal Comune in una stampa, magari qualcuno di voi ce l'ha a casa incorniciata o alla riproduzione. È una mappa del 1645, sono due le mappe, ma è soprattutto questa che si vedono bene i giardini del castello. E a firma di Gaspare Beretta. Ecco, Gaspare Beretta è un personaggio interessante, uno svizzero, e quindi come tutti gli svizzeri è molto preciso a fare le cose. E disegna questa mappa non perché vuole riprodurre i giardini, ma perché deve apprestare delle fortificazioni
al castello perché si teme un'avanzata francese. Siamo nel corso della guerra dei 30 anni, anzi ormai della guerra franco-spagnola, e in tutta fretta si approntano delle difese anche mobili, cioè nel fossato del castello. Ma non mi dilungo sulle difese, che potete eventualmente, anche queste rimando al libro, e voglio porre l'attenzione appunto sui giardini. E grazie a questi due documenti, la relazione del 1698 e la mappa del 1645, che riusciamo a oggi farci un'idea della bellezza di questi giardini, e andiamo a vederli in dettaglio. Allora, erano due i giardini presenti all'interno del castello. Entrambi erano muniti di fontane al centro. Il primo, ecco quello indicato con la freccia più breve, si estendeva sull'intera area centrale del castello ed era completato a settentrione da una galleria dei fiori per l'inverno, cioè praticamente una serra. E grosso modo era l'attuale zona privata del castello, però era più ampia, si estendeva parte verso noi, diciamo il cortiletto qua, e anche parte del cortile dell'asilo. E il primo, dicevo, quello più vasto, era tenuto a prato, mentre il secondo era un'area verde all'italiana, di tipico gusto barocco. Andiamo a vedere più in dettaglio. Ecco qui il giardino centrale, il prato, era un vasto quadrilatero, no? Praticamente era il cortile interno del castello, e era delimitato, ci dice la descrizione, lungo i lati da quattro viali che permettevano un comodo passaggio, perché l'ingresso era da nord e mentre gli appartamenti erano soprattutto a sud, quindi immaginiamo la marchesa che arrivava in carrozza e faceva il giro lungo i viali di questo giardino centrale, e era un prato che però non era un semplice prato, ma era ricreato come un giardino quasi ideale. Al di là della fontana centrale erano collocati grandi vasi, ci dice la descrizione, ripieni di piante di cedro, quindi magari cedro poteva anche essere anche limoni, altri agrumi, e altre specie floreali, e questo si capisce il perché della galleria dei fiori per l'inverno, che altrove viene chiamata anche la spallera dei limoni. E al centro si trovava una specie di boschetto delle piante che circondavano l'area della fontana. Boschetto che viene chiamato boscareccia, qua si vede male, c'era su un'altra pianta che si vedeva un po' meglio, ma era brutta la riproduzione, quindi ho ottenuto questo. Era piantumata appunto questo boschetto, vedete attorno queste specie di fiammelle che simulano piante, in cui era collocata la fontana. E la descrizione ci dice che era formata da marmi bianchi finemente intagliati, quindi doveva essere una cosa bella, circondata da una balaustrata ottagonale di sasso, la vedete, ai cui angoli gli spigoli sorreggevano otto grandi vasi ornamentali di pietra, di tutto molto ricercato. E c'era un basamento che era posto su un ripiano di forma quadrata, lastricato di sassolini bianchi e neri che disegnavano sul terreno artistiche figure. La cronaca e la relazione non ci dice che tipo di figure, però possiamo immaginare. E vediamo invece qui la cosiddetta spallera dei limoni, che dovrebbe rimanere ancora, di cui dovrebbe rimanere ancora traccia, lì purtroppo è una zona boscosa che non è inaccessibile, quell'area dove adesso c'è, che è un'area non pubblica ma anche proprio blindata. E nella stagione fredda, dicevo, i vasi con i cedri e le altre essenze floreali venivano ricoverati in questa serra, che era di cospicue dimensioni, perché andava dalla porta centrale fin quasi
qua dove siamo noi, e era addossata alla cortina settentrionale del castello in modo tale che ricevesse luce da sud, ma non solo, era sopraelevata perché fosse messa a piano terra la cortina muraria verso la piazza, che allora non c'era, comunque la cortina muraria meridionale avrebbe fatto ombre, quindi era sopraelevata ed era provvista di vetrate. Pensate, nel 600, quando le case avevano le stamenie, arrivavano i vescovi a reclamare perché le chiese non avevano i vetri ma le impanate, qua invece c'è la possibilità di fare una serra con vetrata. Ed era pavimentata di beole, era dotata di impianti di irrigazione, quindi non si faceva mancare proprio niente. Era collocata, dicevo, sopra un terrapieno, parapetto in muratura, al centro una scalinata, 8 gradini, doppio corrimano in granito, così da consentire un agevole accesso, qua dove è indicato la freccia. Quindi direi una cosa davvero signorile. Ma vediamo invece quello che nei palazzi, nei grandi palazzi signorili, era chiamato il giardino segreto. Qua viene il termine giardino segreto, non viene usato, viene usato giardinetto. Nella mappa viene utilizzato il termine giardinello d'edilizia, il giardino delle edilizie. Era grosso modo posto dove adesso c'è il cortile, il quadriportico dell'asilo. Dobbiamo pensarlo però un po' più piccolo, più stretto e più corto, il giardino della Marchesa. Ed era collocata a meridione della scomparsa Rocchetta, quella dei Visconti, che però all'epoca era stata adibita appartamento del governatore, perché la Marchesa si era ritagliata le stanze a sud e ad est. E aveva un unico accesso verso ponente, protetto da un cancello a due ampi in ferro battuto. Grosso modo, non era lì, ma grosso modo dove c'è l'uscita di sicurezza dal cortile del quadriportico dell'asilo, tanto per intenderci. Al centro del giardinetto c'era una fontana, questa volta di marmo Boccatello, quindi marmo colorato, e sormontata da una statua, mentre l'altra non aveva statue. Questa era sormontata da una statua dalla quale sgorgava l'acqua. E io sto entrando in dettaglio nel giardino, dalla fontana, quindi centrale, si dipartivano ad angolo retto quattro viali, i viali principali, che erano anche qua lastricati con una volta di sassolini bianchi e neri collocati ad arte, quindi a formare disegni, motivi geometrici, floreali, non lo sappiamo, che delimitavano quattro distinte aree verde simmetricamente disposte. Ne vedete qua nella mappa di Caspare Beretta, è chiarissimo, l'ingrandimento è molto, quindi tende un po' a sgranare, ma l'idea c'è. Non solo, il giardinetto poteva essere dalla Marchesa fruito ovviamente passeggiando, ma anche ammirato dall'interno della galleria che correva sopra la cortina muraria orientale, dove oggi c'è la parete finestrata dell'asilo, quella che dà verso il fossato, lì c'era una galleria, e lei dall'alto, grazie a due finestre circolari decorate con risalti di mosaici, quindi qualcosa di molto bello, poteva ammirare il giardino dall'alto. E giardino che aveva statue, e ne aveva tante, le ho indicate con, ricostruendo dalla descrizione, con un pallino blu, perché se all'incrocio dei vialetti di ciascuna zona era posta a una statua simile a quella della fontana, inutile che vi spiego, vale meglio l'immagine. E poi, questo è interessante, altre due statue erano collocate sulle prospettive di tramontana e di levante dei viali principali, all'interno di due finte grotte ricavate negli spessori dei muri del castello, una quella verso il fossato e una verso il cosiddetto appartamento del governatore, la Rocchetta. Non poteva ricavarne una a sud, a sud, perché lì, come vedete, il muro era stretto, perché la torre meridionale non è una torre angolare, ma semplicemente un avanzamento della cortina muraria. E particolare interessante, sull'acciottolato compariva lo stemma del casato degli Sforza Aldobrandini, come vi avevo
mostrato prima, quello sul banco, con l'indicazione dell'anno di completamento del giardinetto, 1642. Quindi probabilmente la marchesa era rimasta senza marito, morto il primo figlio, morto il secondo figlio, pensava di far sposare le figlie e si consola facendo questo bel pacco, perché finalmente aveva lei in mano il bottone della borsa e poteva spendere come voleva. Questo non è possibile. Ecco, io mi sono posto questo problema, già, ma la marchesa se ne è inventati questi giardini, e io sono arrivato alla conclusione che il modello sono i giardini delle ville romane, che Maria Dobrandini doveva conoscere. Sono giardini che sono presenti in ville romane, nelle suntuose ville signorili abitate dalla nobiltà capitolina di quel periodo. E volevo focalizzare l'attenzione su due, innanzitutto su Villa Aldobrandini. Villa Aldobrandini viene edificata verso il 1575 dai Vitelli sulle terme di Costantino, quindi siamo proprio in centro a Roma, all'interno del rione Monti, e viene dotata di un grande parco e soprattutto di un giardino segreto. Nell'anno 1600 Papa Clemente VIII acquista il palazzo e lo dona al cardinale Pietro Aldobrandini, che è fratello di donna Olimpia e quindi zio, ma di quello vi ho già parlato prima, quindi non dico più niente, che fece sistemare il giardino a parterre, cioè a grandi aiuole, scandito da eleganti vialetti ortogonali arricchiti da stalle, da fontane, da vasi. Cioè quello che poi, una quarantina d'anni dopo, la nipote del cardinale Pietro Bonalini fa a Gagliate. Il quadro, cioè l'immagine, è ricavata da un quadro, per la verità un pochino più tardi, siamo negli anni 60, prima metà degli anni 60 del 600, un quadro di un pittore fiammingo in cui si vede abbastanza chiaramente questi giardini all'italiana, al centro una fontana, le statue, i vasi, eccetera, eccetera. Ma c'è un altro elemento che ritengo che abbia ispirato la Marchesa, che è un'altra villa, sempre degli Aldobrandini, che Villa Aldobrandini, questa volta non al centro di Roma. Villa Aldobrandini è stata, non ve l'ho detto prima, è stata rovinata il parco dall'apertura di Via Nazionale, si affaccia ancora su Via Palisperna, comunque è nella zona centrale, è anche aperto al pubblico il parco oggi, ma si ispira alla Villa Aldobrandini di Frascati. La Villa Aldobrandini di Frascati è una cosa, se guardate su internet, è davvero immensa, è la più bella tra le residenze tuscolane del borgo laziale alle porte di Roma, e come quella del rione Monti di Roma, il cardinale Pietro Aldobrandini l'aveva ricevuto in dono dallo zio Papa. Lo zio Papa stravedeva per questo nipote, beh, gli aveva dato una mano considerevole, perché grazie all'abilità diplomatica del cardinale Pietro Aldobrandini, Ferrara era riuscita a rientrare tra i domini diretti dello Stato Pontificio. Era stata staccata dagli estensi perché Alfonso II era morto senza eredi maschi ancora una volta, ed era riuscita a la cosiddetta devoluzione di Ferrara, farla incamerare, quindi Ferrara val bene due ville che il Papa dona al cardinale, al nipote. E la residenza di Frascati passa poi al principe Giorgio Aldobrandini, che è fratello di Maria, quindi Maria prima di sposarsi sarà sicuramente passata da quella villa, e infine passa alla figlia. La figlia è la principessa Olimpia, quella che dicevo prima, Olimpia Juniore, che anche questo è un personaggio di altissimo bordo, perché è in sposa al nobile romano Camillo Panfili. Ma prima, questo è il secondo marito, qui non ve l'ho segnato, il primo marito è un borghese, quindi lei, Olimpia, che viene da una famiglia importantissima, eredita tutta i beni dei borghesi, si sposa con Camillo Panfili. Camillo Panfili è anche lì la famiglia di altissimo livello, è nipote di un altro papa, Innocenzo X.
E quindi persone che tra i tanti problemi non avevano sicuramente quello di sbarcare in un largo. E Olimpia Aldobrandini Panfili è importante, o meglio ha un aggancio con Gagliardi, perché nel 1650 è lei a donare alla zia le reliquie dei martiri Giusto e Aurelio, che erano state estratte qualche anno prima, mi sembra nel 1946, dalle catacombe vicine alla villa del marito sulla via Aurelia. Il marito, i Panfili, quindi anche Olimpia, abitavano nel centro di Roma, ma avevano una villa sterminata fuori Roma, proprio alle porte di Roma, lungo la via Aurelia. E la giovane Maria dovette senz'altro vedere queste bellezze. E una caratteristica della villa Aldobrandini Frascati è che era ricca di finte grotte rivestite di bizzarre rocce impreziosite da statue e da giochi d'acqua, quello che poi lei farà a Gagliate. Qua ve ne ho messa una, questo è un grande emiciclo chiamato il Teatro dell'Acqua, ma non voglio dilungarmi. Perché queste finte grotte rispondevano a un gusto ben preciso, il cosiddetto rocaille. Rocaille è un termine francese che deriva da roccia. Agli inizi del XVI secolo in Francia si va affermando un nuovo modello decorativo per parchi e giardini, appunto il rocaille, che è basato sull'imitazione di elementi naturali, grotte con stalattiti, rocce dalle forme strane, conchiglie, e ben presto la nuova tendenza si diffonde anche in Italia. E Maria Aldobrandini vuole che il virgolettato, sono la relazione del 1698, dentro i muri vecchi del castello fossero realizzate, le ricordate, due grotte con statue, tuffi e diversi grotteschi e tornamenti lavorati di stucco alla misura. In sostanza non si faceva mancare niente. Di più, abbiamo prova di questa passione della Marchesa per il gusto locale, perché lei in quel periodo affresca gli interni del castello e tutto il gusto e la stile rocaille ritorna. Sala degli stemmi, questo è un, li abbiamo già visti anche prima, ma questo è un particolare, vedete questi stalattiti dove vengono appesi i motivi araldici, ma non solo, nella biblioteca, anche nella sala delle udienze c'è una bellissima allegoria matrimoniale, molto stinta ma ancora leggibile, rappresentati in una finta grotta. Se vedete sulle linee d'imposta della volta ci sono queste finte grotte, o nel piano mobile della Torre Castellana, di prima era stato, mi sembra, proiettato alcuni particolari. Ecco, è un gusto che tanto dovette piacere alla Aldobrandini, ma se la Marchesa voleva copiare le ville romane aveva bisogno anche di acqua. Allora, a Roma, soprattutto a Frascati, l'acqua lì c'era. Qua diventa un po' più complicato, ma lei vuole l'acqua per le fontane e per la serra. E anche se è difficile far arrivare l'acqua, non c'era riuscito a far arrivare l'acqua nel castello neanche Galeazzo Maria Sforza quando era il Graduca di Milano, lei escogita, diremmo noi niente di nuovo sotto il sole, perché molti anni dopo, secoli dopo, fanno il vascone. Lei che cosa fa? Una cisterna di pressione su una delle torri, non sappiamo esattamente quale sia, se questa alle mie spalle o la torre di nord-est, ma fa delle cisterne che alimentano delle tubature di piombo, ovviamente non esistevano altri materiali, corrono sottoterra e escono nelle due fontane creando una pressione idrica necessaria per creare gli spruzzi. Per cui, e pensate anche alla difficoltà di portare sull'acqua, non so come, su un sistema di pompaggio, che però doveva creare degli effetti davvero molto belli, e in particolare ovviamente tratto da un ritaglio di una fontana di Villa d'Este a Tivoli, ma questo per dare l'idea. E che era un impianto davvero, probabilmente è stato
difficile da realizzare, anche costoso e anche difficile da, da avere in manutenzione. Nel 1698 era fermo, c'era solo il ricordo. E le grandi ville romane avevano il parco enorme esterno, e il castello non ci stava, creano un parco esterno. E nel 1627 il marito Giovanni Paolo II acquisisce dalla parrocchia un vasto appezzamento di terreno a ridosso del castello, davanti all'ingresso settentrionale. Grosso modo siamo, immaginate la larghezza del castello, un appezzamento che arriva bene o male fino alla ferrovia. Quindi comprende l'attuale scuola elementare, scuola materna, buona parte della manifattura Rossari e Arzi. E l'area è ben leggibile in varie mappe, in quella del Beretta, la seconda, quella che non vi ho proiettato. Nella mappa teresiana, siamo nel 1723, e in questa che mi piaceva di più, perlomeno come colori, è una mappa del borgo acquarellata, redatta nel 1792. L'ingresso era tra la scuola materna e il fossato, lì c'era proprio viene realizzata dal marito facendo una permuta di terreni, ma senz'altro è la marchesa che spinge il marito a acquistare, forse magari siamo nel 27 per la nascita di un figlio. E concludo con un accenno a oggi. Anche qua c'era l'opportunità persa, qui abbiamo i giardini persi. Questa è una bella veduta aerea del castello, gli spazi a verde voluti dalla marchesa non rimangono traccia, l'elegante giardinetto, l'unico vestigio è una piccola aiuola piantumata, che per la verità un tempo con l'asilo infantile era arricchita da una fontana. E poi invece la vasta area centrale si è mantenuta a verde nonostante le lottizzazioni ottocentesche, ma se la parte meridionale, quella di proprietà Carioli Valeri, è un bel prato in inglese con senza erbore, quella settentrionale è ridotta a un bosco, proprio sembra il contrasto, nel giardino il vogo curato, il bosco il vogo incolto. E poi l'ultima invece, questa è nuova, la marchesa qua aveva un cortile rustico, perché qua aveva le stalle, è il parchetto che voi avete percorso entrando, e il parchetto a servizio della biblioteca comunale, dove è stata ricreata una piccola fontana e anche una collinetta per coprire l'antica ghiacciaia. Io ho finito, ho soltanto qualche credito. Innanzitutto vorrei ricordare, il professor Anden aveva ricordato l'opera di Angelo Belletti, io vorrei ricordare Alessandro Mainardi, molte delle notizie sono state da lui trovate e divulgate all'inizio. Fotografie, al di là di quelle ricavate da internet, sono dei gagliatesi Gianni Roldi, che sta filmando, Giuseppe Bozzola, il compianto Giuseppino, Alberto Mantellino e Giulio Trivi, che è l'altro operatore. E poi ho voluto chiudere con questo disegno a china dall'alto di Umberto Cardano, che è stato ricordato. E a chi mi ha dato una mano, a tutti vada il mio grazie, ma soprattutto a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Abbiamo sentito delle cose inedite, se vogliamo, due storie bellissime. Io ringrazio voi, perché siete voi che ci date la forza, voi che venite a sentire le nostre conferenze, che comprate le nostre opere, ci date la forza di continuare, perché solo in questo modo noi continuiamo a lavorare, a fare ricerche e a pubblicare. Grazie a tutti e buona serata.